BNV sulla nuova norma ATEX di classificazione per la presenza di gas e vapori infiammabili. Io mi presento, sono Ingegner Turrisi, lavoro in Nexer 2003, dal 2003 mi occupo di ATEX. Chi è Nexi? Nexi è una società di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci rivolgiamo prevalentemente alle medio e grandi imprese che come noi hanno a cuore la salute e la sicurezza dei lavoratori. Siamo nati più di 20 anni fa, siamo nati a Bassano del Grappa, ma lavoriamo praticamente su tutto il territorio nazionale, a volte facciamo anche qualche trasfertina oltralpe, e le nostre sedi sono distribuite su quasi tutto il territorio del nord Italia. I nostri servizi partono dalla consulenza sicurezza classica, quindi parliamo di assistenza al servizio prevenzione e protezione anche con l'incarico di RSPP, le valutazioni di rischi specifici, fino poi ad approfondire l'analisi dei problemi, la risoluzione dei problemi attraverso consulenza specialistica, interventi di progettazione e realizzazione, adeguamento macchine, corsi di formazione e addestramento. Il nostro carnet di servizi si completa con il software Risolvo, il software che abbiamo pensato, progettato e sviluppato, e Nexi distributore del software Risolvo che gestisce per gestire la sicurezza a 360 gradi. Noi erogiamo i nostri servizi mettendoci tutta la nostra competenza, tutta la nostra esperienza, la nostra passione, ovviamente al centro siete voi, il cliente con le sue esigenze. Bene, se siete oggi qui probabilmente avete saputo di questo evento attraverso la nostra newsletter tecnica gratuita Riseo oppure attraverso il sito del DNV. Se non siete già iscritti, iscrivetelo che ne troverete sicuramente vantaggio. Bene, possiamo cominciare con il convegno. Vi abbiamo chiamato oggi qui, vedo che avete accolto il nostro invito numeroso, ci fa molto piacere, per parlare di una norma molto tecnica ma molto importante per le aziende, la norma ATEX Gas, la CN679/10/1. Non l'abbiamo fatto ovviamente con la pretesa di rendere tutti voi dei tecnici esperti di classificazione ATEX, perché non è possibile raggiungere questo obiettivo con mezz'ora di convegno, perché poi voi siete prevalentemente degli RSPP. Quindi noi speriamo che voi usciate questa mattina da questo convegno però con una maggiore consapevolezza di cosa sta cambiando, con una maggiore consapevolezza di come questo può impattare sulla vostra realtà aziendale. Quindi proveremo a fare questo questa mattina. Il convegno è strutturato su 3 interventi, comincio io, vi presenterò una panoramica della nuova norma, di cosa cambia tra l'edizione 2016 e l'edizione 2010. Poi ci sarà l'intervento dei nostri amici del DNV, dove conosceremo un po' meglio questo periodo transitorio dell'evoluzione normativa, con un approfondimento anche sulle apparecchiature. Poi ci prenderemo un bel caffè e, rinforzati e tonificati, concluderemo con l'intervento di Gianluca, dove vedremo proprio più nel concreto degli esempi e delle simulazioni di calcolo, vedendo le differenze tra la vecchia e la nuova normativa. Comincio quindi io con il mio intervento. Bene, come vi dicevo, proverò a farvi capire, a farvi conoscere meglio la norma per capire cosa cambia. Quindi cerchiamo di capire meglio perché oggi siamo qui, cioè perché oggi siamo qui a parlare di questa norma, perché questa norma è importante. Poi capiremo un attimino meglio anche come è collegata con altre norme e guide nazionali e quindi poi scorreremo una carrellata di differenze. Noi oggi vi presentiamo quelle che secondo noi sono le principali, poi ovviamente ce ne sono anche altre, però cerchiamo di mettere a fuoco quelle che ci sembrano più importanti. Perché la CEIE 679/10/1 è importante? Per la classificazione e la valutazione ATEX dei luoghi di lavoro, quindi parliamo di rischio di presenza di atmosfere esplosive, ci sono numerosi riferimenti tecnici, ve ne abbiamo elencati alcuni lì, ma il principale
quello cui direttamente o indirettamente si fa riferimento è la norma di cui vi parliamo oggi, che analizza la presenza di atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori infiammabili. Okay? Quindi è un po' nel panorama delle normative APES di classificazione, è un po' la protagonista, la regina, ok? Da non confondere con la anch'essa importante, trattino 2, che invece riguarda le polveri, ok? Però quella di cui parliamo oggi è sicuramente il riferimento normativo tecnico principale rispetto alle altre norme APES. È importante perché è un riferimento internazionale, non stiamo parlando soltanto dell'orticello di casa nostra. La CIN è un recepimento di una norma del comitato ISI, che è un comitato internazionale che va dall'America all'Asia, è applicato anche negli Stati Uniti. Quindi è il recepimento attraverso l'ISI, poi il Comitato Generico Europeo, fino ad arrivare appunto al Comitato Elettrotecnico Italiano, di un riferimento internazionale. Okay. È un riferimento tecnico richiamato da un decreto legislativo, perché nel decreto 81, nell'allegato sulla ripartizione dell'atmosfera esplosive, sono riportati riferimenti a poche norme tecniche e le norme della 679 e la relativa guida è una di queste, quindi è una norma tecnica richiamata dal testo unico della sicurezza. È un riferimento che possono usare sia i datori di lavoro per la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, sia i fabbricanti per l'analisi dei rischi delle apparecchiature che mettono sul commercio, perché al di là degli aspetti di marcature e quant'altro, però è ovvio che una macchina o un impianto che processa sostanze infiammabili, una valutazione di rischio APEX la deve fare, una classificazione la deve fare o la deve ricevere dal committente e deve avere un riferimento tecnico per farlo. Quindi è un riferimento tecnico comunque che è applicabile su entrambi i fronti. Quindi oggi parliamo principalmente oggi di luoghi di lavoro. Però questo riferimento è utile per entrambi i piloni. Capito quindi che nel panorama normativo APEX, parlando della norma più importante, della protagonista, cerchiamo di capire un attimino meglio in che fase temporale siamo e come questa norma è collegata con altri. Mi preme sottolineare innanzitutto la distinzione tra una norma, come quella di cui parliamo oggi, la CIN 679, e una guida. Parlare di una norma recepita appunto tra l'altro a livello internazionale è un po' come parlare di un decreto legislativo che recepisce una direttiva. Okay? Viene emanata per passaggi di recepimento che poco aggiungono ad una traduzione. Okay, quindi abbiamo un riferimento internazionale, quello può essere anche una direttiva, che poi viene recepita a livello nazionale sostanzialmente identica. Una guida, invece, è un documento diverso, e la guida 3135, per esempio, di cui parliamo oggi, è un documento nazionale. È un documento che fornisce dei chiarimenti, delle interpretazioni, aggiunge degli elementi a quello che la norma non dice, quindi è un po' come un decreto attuativo, un decreto ministeriale, rispetto a un decreto legislativo. Cercato di spiegarlo meglio con questa slide, quindi la CIN 679-1031, quella che chiameremo oggi APEX GAS, è il documento italiano che recepisce le versioni europee e internazionali, la guida CIE 3135 è un documento nazionale. Ogni nazione poi ha le sue guide. Poi per carità, essendo un documento tecnico, nulla mi vieta comunque di usarlo come riferimento anche in altri ambiti, però sono documenti comunque diversi, un documento che aggiunge, non è una semplice traduzione di un altro documento internazionale. A che punto siamo oggi? Perché oggi vi abbiamo convocato qui? Ancora pienamente in vigore, pienamente applicabile e direi anche largamente applicata, perché oggi i documenti che vengono emessi fanno ancora riferimento a questa norma, l'edizione 2010 della norma, che è totalmente vigente ed applicabile.
Due anni dopo, nel 2012, è stata pubblicata la guida italiana di questa norma, che anch'essa è tutt'oggi in vigore e applicabile. Nel 2016, come dicevamo, è uscita la norma di cui parliamo oggi, la nuova Apex Gas. Con la sua emissione è stato introdotto e definito un periodo transitorio, che è quello in cui siamo immersi oggi. Siamo nella coda di questo periodo transitorio, perché è stata inserita una scadenza che è il prossimo 13 ottobre, quindi fino al 13 ottobre prossimo possono essere applicate sia l'edizione 2010 che l'edizione 2016. Dopo il 13 ottobre 2018 sarà applicabile solo l'edizione 2016, e infatti l'edizione 2010 sta lentamente scemando e scomparendo. Okay? Dopo il 13 ottobre 2018 non possono più essere emessi documenti che facciano riferimento a questa norma, perché questa norma sarà abrogata. È uscita la guida CEI che fa riferimento all'edizione 2016? No, ci stanno lavorando, intanto CEI ci sta lavorando. E è attesa la sua pubblicazione, che sicuramente parliamo di dopo l'estate, e tutti sperano comunque entro ottobre, ma non ci sono date certe. E, come tempi, più o meno stiamo replicando quello che è successo l'ultima volta, sono passati due anni, l'altra volta 2010-2012, 2016-2018. Diciamo che c'è un po' più d'ansia quest'anno, perché siccome, come vedremo, la norma è molto diversa, ci sono alcuni aspetti su cui molti crederebbero che la guida si esprimesse con dei chiarimenti. Quindi di cosa possiamo parlare oggi? Di quello che c'è. Quello che c'è sono la norma vecchia, la guida vecchia e la norma nuova. Possiamo quindi confrontare questi documenti. Bene, capito meglio il contesto, capito quanto è importante quello di cui parliamo oggi, vediamo cosa cambia. Abbiamo già detto, abbiamo già scritto che l'edizione 2016 è profondamente diversa dalla precedente. Non solo perché ha un metodo di calcolo diverso, cambiano alcune formule, cambiano a volte i modi di calcolo, non ho più delle formule, ho dei grafici, e già questo sarebbe un cambiamento importante, ma cambia proprio l'approccio. Su alcune parti sostanziali della norma, l'approccio di valutazione è diverso. Diciamo quindi che non è un remake edizione 2016, ok? Siete tanti, qualcuno in sala che l'anno scorso ha visto Assassino sull'Oriente Express ci sarà. Alzate le mani, non fate timidi. Non sono l'unica fan di aver visto. Qualcuno di voi aveva visto il film degli anni 80? No, ecco. Chi aveva visto il film degli anni 80 e l'è andata a rivedere l'anno scorso al cinema, non è andato perché non aveva capito chi era l'assassino, no? Non era andato perché non aveva capito chi veniva ucciso, ok? Era incuriosito dalla nuova versione dei baffi del famoso investigatore Poirot, dell'interpretazione di alcune scene. Quindi quello dell'anno scorso, Assassino e Torrente Express, è stato un remake, la sostanza non è cambiata. A livello normativo qual è un esempio di remake? La norma, la sorella della norma di cui parliamo oggi, cioè la 679-10-2, che è la norma Apex Polveri. Il transitorio di questa norma rispetto all'edizione 2010 si è concluso a febbraio e non abbiamo più di tanto parlato, perché è stato un remake, non è cambiato niente di sostanziale, ok? Sono cambiati i baffi. Quello di cui invece parliamo oggi è un film diverso. L'edizione 2016 ci racconta una storia diversa. Quindi più che un remake, è un nuovo episodio di una saga. Ok? Se io anche ho visto Star Wars 6, quando vado a vedere Star Wars 7, non lo so mica come finisce. Mi posso aspettare qualcosa. So che troverò spade laser e Jedi, ok? Ma non lo so come finisce. Di più, i protagonisti non sono gli stessi. Qualcuno lo trovo, qualcuno no, ne ho tanti di nuovi, qualche protagonista principale, personaggio storico di tutti i film precedenti muore, ed è più o meno
quello che succede con l'edizione 2016 della norma. Finché non finiamo di leggerla non sappiamo come va a finire. Quando facciamo i primi calcoli con la nuova norma, anche se per 15 anni abbiamo fatto calcoli ATEX, finché non li finiamo non sappiamo come va a finire. Perché ha un approccio diverso. Qual è il protagonista che muore? Il parametro principale. Con l'edizione 2010 della norma, noi classificatori tecnici ATEX avevamo un solo scopo, calcolare VZ. Di VZ l'edizione 2016 non parla. Cos'è VZ? Adesso speriamo. Qual è lo scopo di una classificazione ATEX? Quando voi date un incarico a un tecnico di fare una classificazione ATEX, cos'è che volete che vi sia restituito? Cos'è che volete capire? Volete capire quali sono le sorgenti di emissione, dove le avete, che tipo di zona sarà classificata e quanto è estesa, quanto è grande. Sono queste le informazioni che voi volete che vi siano restituite. Sapere dov'è il problema, sapere quanto è grande il problema. Ok? Quindi è fondamentale obiettivo di una classificazione ATEX capire quanto è estesa la zona. Giusto? Come la posso calcolare l'estensione di una zona? A livello, diciamo così, ideologico ho fondamentalmente due strade. Posso calcolarmi un volume, definire che forma ha questo volume e rappresentarlo attraverso una quota. Per esempio, ho deciso il mio volume una sfera e a questa sfera attribuisco. Sono partita dal volume. Un altro approccio è calcolare una distanza. Mi calcolo una distanza di riferimento, decido questa distanza come è orientata, a che punto è orientata, e quindi mi calcolo un volume. Non è, io vi ho riportato l'esempio delle sfere, non è sempre semplice come per le sfere, per esempio già per disegnare un cilindro ho bisogno di un raggio e di un'altezza, per disegnare un cilindro alto e un cilindro basso un po' di più, però per capire il concetto. Quindi, capiti questi due diversi approcci, parto dal calcolo di un volume, parto dal calcolo di una distanza, vediamo che metodologia si danno le norme e le guide per calcolare questa famosa estensione della zona pericolosa. Quindi l'edizione 2010 propone un metodo di calcolo per calcolare un volume. La guida 31-35 calcolava entrambi, ovviamente non può contraddire la norma calcolava un volume, deve continuare a calcolare un volume anche lei, ma aggiunge il calcolo della distanza. L'edizione 2016 non propone più il calcolo del volume, ma propone, voi bisognerebbe da pensare, un metodo simile alla guida, quindi non mi fa calcolare più un volume, mi fa calcolare una distanza. Sembrano concetti molto teorici, però poi vedremo che insomma, hanno il loro impatto. E quindi, come vi dicevo prima, se l'edizione 2010 della norma aveva l'obiettivo di calcolare un parametro che si chiamava VZ, questo parametro nell'edizione 2016 sostanzialmente scompare. E questa distanza che mi fa calcolare è diversa da quella della guida. Ok? Quindi quel parametro che avevo prima nella norma non ce l'ho più, ne ho uno che assomiglia alla guida ma me lo fa calcolare in modo diverso. Com'è che me lo fa calcolare questo parametro, questa distanza? Non più utilizzando delle formule, io qui ve ne ho riportate alcune, che sono quelle per emissioni di gas, un tubo di metano, una plancia, una valvola su un tubo di metano in pressione, ma me lo fa calcolare con questo grafico, cioè la norma mi propone proprio questo grafico, ok? Quindi l'approccio è completamente diverso. Voi direte, vabbè, ma dietro a un grafico c'è comunque una formula. Però se io anche per estrapolazione, per correlazione, ricavo la formula che c'è dietro questi grafici, ho una x, una y e due coefficienti. Capite che è abbastanza diverso da quello che mi proponeva la guida precedente. Okay. Allora, questo grafico impareremo oggi a conoscerlo meglio e oggi vi pongo l'attenzione su un paio di aspetti. Uno che appunto l'unica cosa che mi fa scegliere la norma è il tipo di curva su cui devo muovermi
E l'altra cosa che su cui vi pongo direttamente l'attenzione è il fondo scala, perché questo grafico che riporta sull'asse X, però vediamo meglio, sull'asse X la caratteristica dell'emissione e sull'asse Y la distanza pericolosa, che è quello che devo calcolare, parte da 1, che è un metro. Quindi il grafico che mi propone la norma parte da un metro. Come vedremo dopo, questo limite inferiore è troppo alto, perché su una sfera un raggio di un metro corrisponde a un volume di oltre 4 metri cubi. Chi ricorda il vecchio approccio della norma e della guida sa che è considerato trascurabile un volume di 100 litri, 100 litri al 50% del vero, ok? E in un paio di punti anche la norma nuova ribadisce questo concetto di trascurabilità 100 litri. Quindi se noi pensiamo sempre a una sfera, 100 litri sono meno di 30 centimetri, qui io ho un grafico che parte da un metro. E questa è una criticità, un aspetto da... Come cambia il ruolo della ventilazione nel calcolo di questa estensione? Cosa facevo con l'edizione 2010 della norma? Fondamentalmente, mi calcolavo l'emissione, vi dicevo prima, pensate a un tubo di gas metano che attraversa qua la stanza accanto al muro, dove ho flange, valvole e quant'altro. Ognuno di questi punti è un punto di emissione e io mi calcolo la possibile emissione di gas se uno di questi componenti perde tenuta. Quindi verifico se questa emissione mi satura l'ambiente oppure la diluizione è tale che la zona pericolosa è trascurabile. Se non è trascurabile, calcolo l'estensione della zona. Questo facevo prima. Vediamo cosa faccio adesso, sostanzialmente cose molto simili, in modo diverso ma concettualmente molto simili. Mi calcolo la portata di emissione, verifico se il mio ambiente si satura oppure se è molto diluito. Se non è molto diluito, mi calcolo l'estensione attraverso una distanza e non attraverso un volume. Come le faccio però questo calcolo? Quali sono gli ingredienti, i parametri con cui eseguo questo calcolo? La ventilazione con l'approccio 2010 impattava sia su questo step che su questo step. Quindi era un'informazione utile per me sia per capire se la ventilazione era buona o scarsa, quindi se la zona mi si aggravava oppure diventava trascurabile, sia poi per capire questa benedetta zona quanto era grande. Era un parametro che entrava in gioco in entrambi gli step. Con l'edizione 2016 invece la ventilazione entra in gioco solo in questo step, ma non in questo. Una volta che io ho capito che la zona la devo classificare, poi l'estensione della zona è indipendente dalla ventilazione. E questo è un cambiamento culturale per noi molto molto sconvolgente, direi. Infatti ci abbiamo messo mesi per abituarci a questa cosa qua. Un altro fattore che invece entrava ed entra in gioco nei calcoli sono i fattori K, i coefficienti di sicurezza, poi però vedremo come cambiano anche questi. Però spiegatevi meglio questo concetto perché è importante. Cosa succedeva con l'edizione 2010? Io facevo il mio bel calcolo dell'emissione, verificavo che la zona non era trascurabile e classificavo un volume. Mi ponevo ipotizzando delle condizioni di ventilazione migliori e il mio volume diminuiva. Sto parlando sempre di emissioni di gas. Aumentavo ulteriormente la ventilazione e il mio volume diventava trascurabile. Con l'edizione 2016 io parto da una situazione, aumento la ventilazione, il volume resta uguale, volume pericoloso. Aumento ulteriormente la ventilazione fino a che il volume diventa trascurabile. Quindi non ho un passaggio, una riduzione graduale fino ad arrivare a un volume trascurabile, ma il volume resta sostanzialmente uguale fino a che poi di botto diventa trascurabile. Cosa mi sta dicendo, forse, mente normatore? Sta dicendo che o io la ventilazione la faccio proprio bene, o sostanzialmente, tanto da rendermi trascurabile l'estensione della zona, oppure la mia zona resterà quella. Se voglio ridurla, devo intervenire piuttosto sulla portata di emissione, su quanto sostanza infiammabile può essere emessa.
Vediamo meglio quali sono gli strumenti che mi dà la norma per fare questi calcoli e quali sono i parametri che entrano in gioco. I grafici di calcolo proposti alla norma sono fondamentalmente due. Con questo verifico il grado di diluizione. Cos'è il grado di diluizione? Verifico appunto se l'ambiente è talmente poco ventilato che mi si satura, per esempio un ambiente piccolo come questo, talmente poco ventilato che se ho un'emissione di gas mi satura questo locale, allora parlo di diluizione bassa, in questa parte del grafico, oppure ho una ventilazione talmente elevata in un ambiente chiuso molto ventilato oppure all'aperto e la portata di emissione in confronto è talmente piccola che la zona è trascurabile, sono in questa parte del grafico. Okay? Se rimango nella fascia intermedia invece classifico la zona in base al grado di emissione. Emissione di grado secondo, zona 2. Come è fatto questo grafico e come è fatto anche quest'altro? Sulla CX ho la caratteristica dell'emissione. Quali sono i parametri che mi determinano la caratteristica dell'emissione? La portata di sostanza infiammabile che viene emessa, quindi può essere appunto il gas che come fuga esce da un tubo del metano, il vapore emesso da una pozza di liquido infiammabile, questa è la portata di emissione. Gli altri parametri quali sono? La densità della sostanza e il limite di infiammabilità della sostanza, che sono due parametri della sostanza, quelli non li cambio, a meno che non cambia la sostanza, e il mio fattore K che è il mio fattore di sicurezza. Okay? Quindi fondamentalmente io su entrambi i grafici, sull'asse X, ho questa caratteristica di emissione che è molto legata dalla portata di sostanza infiammabile emessa. Ed è lo stesso. Questo grafico e su questo, sulla X, ho lo stesso identico valore. Quindi anche una bella semplificazione perché calcolo un valore e poi su questo grafico. Su questo grafico che mi verifica la diluizione ho il parametro della velocità. La velocità che ho in prossimità della sorgente di emissione, in metri al secondo. Quindi qui incrocio la mia bella X che ho calcolato, la mia velocità e capisco in quale parte sono. Ok? Capito dove sono, immaginiamo di essere qui, devo calcolare la distanza, mi prendo la mia X, me la riporto di qua. Qui cosa devo incrociare? Cosa devo decidere? Quali sono i parametri che mi cambiano l'esito della valutazione? Devo solo decidere su quale curva mi muovo. La chiamo curve perché questo è un grafico logaritmico, quindi se lo trasferissimo su un grafico normale sarebbe una curva. Devo decidere su quale curva mi muovo e questo lo capisco sapendo di che tipologia è la mia emissione. Quindi se ho un gas pesante che si disperde al suolo mi muoverò sulla curva rossa, gas pesanti, un'emissione a bassa velocità, emissione dispersiva, un'emissione ad alta velocità non ostacolata, un'emissione a getto. E è questo che devo decidere. Deciso questo, con la mia X incrocio la retta e mi trovo la distanza. Quindi semplicemente qui la ventilazione non c'è. Ok? Ci sono altri parametri che direttamente non troviamo, per esempio la temperatura, però la temperatura magari mi cambia altri parametri come la densità del gas, quindi indirettamente influenza il risultato. La ventilazione invece in questo grafico semplicemente non c'è. Vi sottolineo che questa curva, questo limite tra la diluizione alta e media, la norma specifica a un certo punto che equivale al vecchio VZ di 100 litri con la concentrazione al 50% dell'EV. Quindi cosa mi stai dicendo? Guarda, io ti propongo qualcosa di completamente diverso, però secondo le nostre simulazioni poi strucca fondamentalmente il limite tra un grado di diluizione alto e un grado di diluizione medio corrisponde a un volume trascurabile di 100 litri al 50% dell'EV. E questo comunque è importante perché ci sono solo due punti nella norma dove il VZ di nascosto viene citato. Vediamo, scusate, abbiamo detto che è fondamentale capire su quale retta, su quale curva mi devo muovere per calcolare la distanza. Quali sono gli elementi per capire su quale retta mi devo posizionare? Vediamo cosa facevo con la guida del 2012 e cosa mi propone l'edizione 2016. Sia ieri che oggi definisco la modalità di emissione. Immaginatevi sempre questo tubo del gas metano che ci fa compagnia questa mattina, ho un'emissione di gas ad alta velocità e quella è la mia modalità di emissione, lo era ieri, lo è anche oggi.
Quindi mi calcolo con le formule che fondamentalmente cambiano poco, se ho una perdita divenuta da una valvola, quanto gas si diffonde da questa perdita divenuta. Lo facevo ieri, continuo a farlo oggi. Proseguo nel leader che mi propone la norma, con la guida 2012 arrivavo a un certo punto che mi diceva applica la formula XYZ, calcolati la distanza, sei arrivato. Con l'edizione 2016 non è proprio così. Non siamo proprio arrivati, vi faccio capire meglio perché. L'iter che deve adottare il valutatore nello scegliere quali formule e quali metodologie applicate è descritto da uno schema di flusso, quindi io per i gas ad alta velocità jet mi seguo le indicazioni, mi muovo in questo diagramma, eccomi qua, arrivo all'ultima celletta. Cosa è scritto l'ultima celletta? Io sono lì che aspetto che mi dica quale retta mi devo muovere, la rossa, la verde, la blu, e lui mi dice qualsiasi. È proprio così, cioè questo è un estratto della norma. Per carità, poi dice dipende dalle condizioni del gas, dalla natura dell'emissione, però non mi sta dicendo applica la curva rossa, applica la curva verde, applica la curva blu. Quindi ci vuole una discreta competenza ed esperienza anche nel maneggiare la norma, nel cominciare ad utilizzarla e seguire le indicazioni che ci fanno capire molto qualitativamente nelle varie situazioni in cui mi posso trovare se devo muovermi sulla retta rossa, la blu o la verde. Come ho detto prima, fondamentalmente i gas pesanti sono quelli che si diffondono a terra, un'emissione dispersiva è un'emissione a bassa velocità, un'emissione a getto è un'emissione ad alta velocità appunto a getto. Però la norma mi dice guarda che a volte l'emissione può nascere in un modo ma poi si evolve in un altro, perché magari un'emissione di getto incontra un ostacolo e perde la sua velocità, perché magari un'emissione nasce dispersiva ma è talmente vicino al pavimento che poi dopo si comporta come un gas pesante. Quindi non solo non mi sta dicendo rosso, verde o blu, ma anzi mi sta dicendo guarda che a volte tu puoi partire col verde e poi passi al blu, che è un approccio completamente diverso da quello che mi diceva di fare prima la norma, la guida. Bene, abbiamo visto le cose principali che sono cambiate, ce ne sono anche altre, vediamo altri fattori di calcolo. Vi avevo detto prima che da quella flange, da quella valvola del metano, io mi calcolo la quantità di gas che esce in presenza se ho una perdita di tenuta di una guarnizione, di uno stelo, di una valvola. Quello step è lo step di calcolo dell'emissione di gas. Il modo che mi propone la nuova norma per farlo è sostanzialmente uguale a quello che mi proponeva la guida. Quindi il calcolo della portata di emissione di gas da un sistema in pressione è sostanzialmente uguale alle formule precedenti. Se voglio calcolarmi quanto liquido perdo sempre da un piping in pressione, anche qui le formule sono sostanzialmente uguali. Se voglio calcolarmi da una pozza di acetone, di toluene, di liquido infiammabile, quanti vapori vengono emessi, le formule qui non sono identiche ma sono molto simili e danno risultati molto simili. Per esempio per il contenitore, quindi immaginatevi un fusto da 200 litri qua accanto a me aperto che emette vapori, per il contenitore la norma non mi dà le formule e quindi l'approccio è quello di utilizzare quelle della guida, cioè dove la norma non mi fornisce elementi, visto che concettualmente l'approccio è simile, magari si possono usare le formule della guida. Poi abbiamo i nostri fattori K, l'asso nella manica del valutatore, lì dove si può giocare un po' in base all'esperienza, al risultato che vada da una parte piuttosto che dall'altra, oppure quel fattore con cui può tenere conto di quelle cose che con altri parametri non ha modo di fare. Cerchiamo di capire un attimino meglio cos'è il fattore K, è un coefficiente di sicurezza. Quindi quando io dico uso K0,25, cosa sto dicendo? Sto dicendo che nel mio volume pericoloso classificato non ipotizzo di raggiungere la concentrazione minima infiammabile della sostanza, ma il 25% di quella concentrazione. Ok? Il gas metano, che tutti abbiamo anche a casa, sotto il 4% non è infiammabile, ok? Quindi quando io calcolo un volume pericoloso dovrei ipotizzare K
che all'interno di questo volume ho una concentrazione minima del 4% di metano, altrimenti non sono nel campo infiammabilità. Okay? Prendere un K a 0,25 vuol dire che io questo volume pericoloso che sto classificando sto ipotizzando di avere non il 4% di metano, ma l'1% di metano, cioè il suo 25%. Okay? Quindi cosa sto facendo? Mi sto prendendo un fattore di sicurezza 4. Okay? Quindi questi K significano questo. Quando leggete K a 0,25 leggete fattore di sicurezza 4. Okay? Quindi la norma 2010 mi proponeva per il calcolo di VZ un fattore K compreso tra 0,25 e 0,5. Per il metano, quindi mi diceva calcola un volume tra l'1% e il 2% di metano. Provateci a prendere fuoco all'1% del metano, vediamo che ci riesce. Almeno col cannello si riesce più. E no, non ci provate, poi magari fate sbagliate le stechiometrie e poi venite a chiedere i danni. Poi vi proponeva un altro fattore di sicurezza della ventilazione, cioè mi diceva, boh, vabbè, la velocità della ventilazione è questa, però non sono proprio tanto sicuro, un po' di ostacoli, quindi la riducevo con questo fattore F, compreso tra 1 e 5. E questo fattore F mi impattava anche sull'estensione della zona. Avevo fondamentalmente due fattori di sicurezza. La guida CEI prolifica di fattori di sicurezza, anche perché calcola un parametro in più. La guida calcola sia la distanza che il volume, quindi alcuni fattori di sicurezza incidono su un parametro, altri fattori incidono su un altro, e propone anche dei range un po' diversi, quindi qui arriviamo fino addirittura a 1, poi però abbiamo altri fattori di sicurezza sulle soglie di trascurabilità in base al grado di emissione, poi abbiamo il fattore di sicurezza sulla distanza pericolosa e poi negli ambienti chiusi un altro fattore di sicurezza, che questo invece si legge al contrario. Questo si legge al contrario, come anche questo, quindi 2 è un fattore di sicurezza 2, e in più poi il fattore F, quindi tanti fattori di sicurezza. Allora, se vi sembra complicata questa tabella, scoprirete stamattina che non è tanto complicata. Cosa mi propone la norma 2016? Mi propone, come l'edizione 2010, un fattore K, e tra l'altro con dei range più grandi. Cioè non mi propone più 0,25-0,5, ma mi propone 0,5-1. E io qui dentro devo gestire tutto, grado di emissione continuo, primo, secondo, ambiente aperto, ambiente chiuso. Io gestisco tutto con questo fattore K qui. Ad oggi è così, poi se domani ci saranno modifiche ulteriori di chiarimenti, però ad oggi è così. Mi continua a proporre fattore di efficacia della ventilazione, ma non ha più un effetto sull'estensione della zona. Quindi fondamentalmente il mio fattore di sicurezza sull'estensione della zona è solo questo. Cosa cambia anche nella norma? La nuova norma è più operativa. Vi ho detto all'inizio del mio intervento, manca la guida. La guida della nuova norma ancora non c'è. Aspettiamo tutti con ansia. Ma la nuova norma è più operativa di quella precedente. Quindi può essere utilizzata come strumento di calcolo, non ho proprio bisogno che aspetti di aspettare la pubblicazione della guida, perché mi fornisce diversi strumenti operativi di calcolo. Per esempio c'è questa novità con la tabella dei parametri di ventilazione, dove in base ai luoghi privi di ostacoli e con ostacoli mi propone i valori di velocità che poi devo utilizzare nei grafici. È anche più dettagliata di quella della vecchia guida. Ecco, un alert magari sulla disponibilità e sull'interpretazione di alcuni valori, perché se noi pensiamo all'emissione di secondo grado la disponibilità della ventilazione cambia poco, però quando io comincio a avere emissioni di grado primo, quindi periodiche, quando comincio a avere una linea di stampa, quando comincio a avere emissioni di grado continuo invece, è importante non solo il valore di velocità, ma anche la sua disponibilità, quel valore di velocità che metto dentro al grafico, ce l'ho sempre, però ogni tanto, questa è la disponibilità della ventilazione. E su emissioni che non siano di secondo grado mi fa la differenza. Ecco, le indicazioni che vi dà la norma su questo aspetto sono un po' ambigue, perché a volte vi dice in luogo chiuso 0,05 metri al secondo sono presenti praticamente ovunque. Luogo chiuso lo so sempre lui. Poi però vado a vedere che negli esempi non lo usa mai. Fa altre considerazioni, quindi già qui il primo dubbio come mi devo comportare.
Oppure ovunque io penso, ma allora la disponibilità è buona. Poi in un altro posto mi dice, beh, ma in un luogo chiuso però la ventilazione naturale non è mai buona. E allora, ecco, ci sono un po' di indicazioni ambigue che poi quindi bisogna sempre molto contestualizzare per capire quale valore devo utilizzare. Questo valore è molto importante perché mi fa capire se ho l'altra notte o no. Riguardo la ventilazione artificiale invece cosa mi dice la norma? Mi dice cose che ci diciamo fondamentalmente da anni, e cioè che non basta avere un aspiratore. Per avere un'aspirazione di disponibilità buona devono essere presenti dei sistemi tecnici che garantiscono la presenza sempre della ventilazione, quindi per esempio una ridondanza, un ventilatore di emergenza che parte se il ventilatore principale si rompe, oppure l'interruzione dell'emissione se il ventilatore non va più, ok? Quindi la ventilazione artificiale va fatta in un certo modo se ho bisogno di una disponibilità buona. Poi può essere che mi passi una disponibilità adeguata. Un'altra tabellina nuova della norma è quella sul foro di guasto. Il foro di guasto è un parametro fondamentale per la classificazione ATES, perché se tornate a immaginarvi il tubo di metano che scorre in questa stanza, quando io dico quanto gas mi può perdere da uno stelo di una valvola o da una flangia, io devo andare a ipotizzare un foro di guasto, ok? E la norma mi dà delle indicazioni su questo. Lo faceva anche la guida precedente, lo facevano altri riferimenti tecnici. Ecco, la novità di questa norma è che mi dà una tabella molto ricca, molto densa di numeri. Mi propone addirittura diverse colonne, nelle diverse colonne a volte mi dà un range di minimo e di massimo. Poi all'atto pratico negli esempi usa sempre i valori della colonna centrale, usa sempre i valori maggiori che sono quelli che storicamente si sono sempre usati. Quindi cosa mi sta dicendo la norma? Mi dice guarda, in casi particolari puoi fare le tue valutazioni, non devi essere blindato sui valori che si usano sempre. Però devono essere casi particolari in cui hai una motivazione per usare un foro di guasto più piccolo. Non è che adesso perché ti scrivo il valore più piccolo lo puoi usare dappertutto, ti sto dicendo che in certe situazioni se lo motivi bene puoi usare un foro di guasto più piccolo. Quasi finito. Per quanto riguarda la manutenzione abbiamo delle conferme e abbiamo anche dei nuovi concetti. Quindi la conferma qual è? Che la classificazione fondamentalmente valuta attraverso la norma valuta le condizioni prevedibili, quindi il normale funzionamento, anche l'anomalia, anche la manutenzione, ma la manutenzione di routine, oppure l'anomalia ragionevolmente prevedibile. Così come non è valutato il guasto catastrofico, tipo un serbatoio che mi cede di schianto, analogamente non è necessariamente oggetto di classificazione la manutenzione particolare. Questo non vuol dire che la posso fare all'acqua di rose. Ma vuol dire che non devo necessariamente fare una classificazione, posso gestire quell'intervento in sicurezza attraverso delle procedure, attraverso le valutazioni, sempre tenendo conto che ho degli infiammabili, ok? Questo invece la manutenzione è quella di routine, sì, ok. Una novità invece, un accento che pone la norma riguardo le operazioni di manutenzione è che è un presupposto della classificazione che la regolare manutenzione sugli impianti sia fatta. Cioè, se io mi accorgo, quando vado in uno stabilimento, che ci sono delle parti di impianto abbandonate al loro destino, dove nessuno ci va da 18 mesi, non è che per questo allora devo dire quella che sarebbe un'emissione di secondo grado, che quindi dura poco, mi diventa un'emissione di grado primo, che quindi mi può durare tanto. Okay. Ma devo insistere e sottolineare affinché la regolare manutenzione e ispezione dei luoghi di lavoro sia fatta. Questo mi sta dicendo la norma, quindi non cambiare, mi sta dicendo non cambiare il grado di emissione se vedi che la manutenzione è proprio scarsa. Insisti affinché la manutenzione e l'ispezione dei luoghi di lavoro regolari, come da indicazioni tecniche dei fabbricanti, siano fatte. Un po' di terminologia cambiata. Non abbiamo più l'L, era tanto facile dire l'L. Adesso bisogna dire LFL. Vabbè, l'L era limite di esclusività inferiore low, e adesso è diventato limite di infiammabilità, quindi LFL e UFL, ma sostanzialmente parliamo della stessa cosa, a parte che è più difficile da pronunciare.
Poi il grado di ventilazione è diventato grado di diluizione, anche qui il concetto è simile a quello che vi dicevo prima. Io calcolo il grado di ventilazione per capire se il mio ambiente è talmente poco ventilato che mi si satura tutto, o mediamente ventilato, o talmente ben ventilato che via, l'infiammabile viene diluito subito e non ho zone pericolose. Quindi il concetto resta uguale, cambia la terminologia e il modo di calcolarlo. E la concentrazione media volumica XM diventa la concentrazione di fondo XB, anche qui un po' di terminologia, ma attenzione che la guida è più flessibile su questo concetto rispetto alla norma. Questo parametro, la verifica di questo parametro, è quella che mi può far trasformare una zona potenzialmente 2 in una zona 1, per intenderci. Ok? Un'emissione nasce di secondo grado, mi aspetto una zona 2, quando la ventilazione è scarsa mi può diventare una zona 1. Poi vediamo questo cosa di interessante. Ecco, la guida era un po' più flessibile su questo passaggio. La norma suggerisce dei passaggi un po' più talebani, anche se sono sempre delle proposte, non è mai direttamente esplicita. E poi abbiamo l'EPL. Cos'è l'EPL? Conosciamo quest'altro signore. È fondamentalmente il livello di protezione che deve avere un apparecchio installato in una zona pericolosa. Non lo introduce questa norma qui, c'era già da prima. Cosa mi dice la norma? Scrivimelo già in classificazione. Se hai una zona 2, mi classifico in una zona 2, scrivimelo che l'interruttore elettrico deve essere GC. Ok? Mi sta dicendo questo. Quindi l'EPL è un parametro che diceva già il livello di protezione che per esempio questo telecomando o questo microfono devono avere riportato sulla targhetta, e io leggendo quella targhetta capisco se questa è la mia zona classificata, se lo posso mettere qui o se lo devo mettere qui. Ok? Quindi la norma mi sta dicendo, guarda, siccome poi il datore di lavoro con la tua classificazione sceglie le apparecchiature che puoi installare nelle zone pericolose, scrivi nella classificazione il requisito minimo di marcatura, il livello di protezione minimo. Così lui poi è agevolato nell'acquisto delle apparecchiature. E questo è Mr. EPL. Un'altra novità della norma è l'indicazione esplicita dei requisiti di competenza del valutatore. È una novità sia della norma ATEX Gas sia della norma ATEX Polveri. Perché avete capito comunque sia che è abbastanza complessa e in alcuni passaggi l'esperienza e la competenza fa la differenza nello scegliere come muoversi. Quindi serve la competenza di chi conosce bene la norma, che possiamo essere noi, ma anche la competenza vostra, dei progettisti, degli impiantisti, dei manutentori che conoscono bene gli impianti. Quindi è importante la collaborazione sia tra chi conosce bene il comportamento delle sostanze e la norma di classificazione, sia di chi conosce bene il processo e gli impianti. Bene, abbiamo capito, spero, un po' meglio le differenze tra l'edizione 2016 e l'edizione 2010 della norma. Abbiamo capito quali sono gli strumenti che ci dà la norma oggi per fare le classificazioni. Abbiamo anche capito che su alcuni aspetti ci muoviamo, come sempre, un po' anche ad interpretazione. E quindi su alcuni fattori in particolare sarebbe cosa gradita avere delle interpretazioni anche ufficiali e dalla guida. Quindi per esempio su come interpretare, come utilizzare il valore della disponibilità della ventilazione naturale, come abbiamo visto prima. Su quale tipologia di emissione adottare, quella rotonda che avevo mostrato prima, no? Cioè, ho capito, sono arrivato fin qui, ma adesso quale curva scelgo, la rossa, la blu o la verde? Delle indicazioni la norma me le dà, e infatti la norma si può usare, ma ci sono dei casi in cui effettivamente è dubbio dove muoversi. Come scegliere il foro di guasto, ve l'ho mostrato anche questo prima, abbiamo una tabella con tantissimi numeri, ci stiamo muovendo un po' in base agli esempi, in base a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, però anche lì se ci fossero maggiori informazioni su quando scegliere i valori più bassi sarebbe molto utile. Come applicare i grafici sotto il limite minimo, l'ho mostrato all'inizio, il grafico del calcolo della distanza pericolosa parte da un metro.
Ora, se voi tornate a casa, aprite sfogliate le vostre classificazioni, io scommetto che tutti voi troverete delle distanze pericolose inferiori a un metro, troverete molte sorgenti inferiori a un metro. Non ne troverete quasi nessuna, spero per voi, 20, 30, 40 metri, che sono invece quelle che il grafico prende in considerazione. Quindi c'è questa questione aperta, su cui oggi ci si può muovere, ma c'è questa questione aperta su come estendere il grafico sotto il metro. L'altra è l'estensione della zona da sorgenti di emissioni non puntuali, come possono essere delle pozze molto estese o delle aperture, e appunto maggiori chiarimenti sull'aggravio della zona per saturazione alta. Aspettiamo tutti fiduciosi l'emissione della guida, però ad oggi non sappiamo quando sarà emessa e non è detto che su tutti questi aspetti poi effettivamente arriveranno le risposte che spereremo di avere, ma qualche chiarimento lo dovrete fornire. Bene, io concluso il mio intervento.